chiacchierando di craft per l'occasione con il mio vestito da Penelope Pitstop, anche se ne vedete solo la parte alta. A Lucca mi sono divertita follemente, è stata una stancata terribile e mi sono resa conto che forse in effetti non ho 16 anni perché ho preso un raffreddore allucinante andando in giro vestita in maniera poco consona. Comunque è stato molto divertente, ho scattato follie di foto, ho filmato un sacco di spezzoni di video, spero di riuscire a montarli quanto prima per metterli sul blog e sul canale di YouTube. Il vestito, come vedete, rende molto. Allora, il vestito ha avuto il suo discreto successo, mentre mio nipote, che era vestito da Justin Law, che è un personaggio di Soul Eater, veniva fermato giustamente, tra l'altro, dalle ragazzine della sua età, io venivo fermata dai genitori delle ragazzine e da tutti quelli che erano comunque di un'età un po' più in su. Tutti entusiasti comunque di vedere Penelope, quindi il mio risultato è stato raggiunto. L'anno prossimo ho visto alcuni vestiti che, nel caso andassi l'anno prossimo, mi metterei più che volentieri, come per esempio Mary Poppins, guardate se può essere bella, oppure cose ancora più vintage. Ho visto una ragazza vestita da principessa Zaffiro che tendevo a non ricordare nemmeno più. Poi abbiamo visto il concerto di Cristina D'Avena, comunque è stata una giornata deliziosa, ci siamo divertiti tantissimo. L'altra cosa che volevo mostrarvi questa settimana è il mio nuovo modello in paper piecing, è la bocca, simbolo del Rocky Horror Picture Show, uno dei miei film preferiti che ho visto non so quante volte. Era una delle richieste che veniva fatta di modelli sul sito di Fandom & Stitches, per cui ho deciso di cogliere la palla al balzo e di farla per Halloween. È formato da 4 sezioni, non particolarmente complicato. L'ho cucita, credo, in un po' più di mezz'ora. Rende 3 colori, o se volete un colore differente di sfondo rispetto qui alla bocca. Rende molto con un rosso particolare, o molto acceso, un rosso lacca, o un rosso così scuro con dei disegni un pochettino che dia l'idea del movimento. Se vi piace il Rocky Horror, secondo me è un modello assolutamente da fare. E con questo credo che sia tutto. Quanto prima metterò le foto di Lucca. Purtroppo non sono riuscita a mettermi per incapacità le ciglia finte, che avrebbero fatto un effettone, ma sarà per la prossima volta, o magari per carnevale, visto che posso anche riciclarlo il vestito. Vi saluto e ci vediamo il prossimo martedì. Ciao! Tuesday the 20th, in comparison to my nephew, he was dressed up as il modello del simbolo del Rocky Horror Picture Show. Il simbolo è questa bocca lievemente con le labbra morsicate. No, si capisce niente, assolutamente no.